the Palme d'Or to 10. 28 anni dopo la vittoria di Jane Campion con Lezioni di piano, un'altra regista si aggiudica la Palma d'Oro del Festival di Cannes. Un successo, quello della francese Julia Ducournau e del suo sorprendente Titan, che a molti è apparso legato a doppio filo alle scelte del presidente di giuria Spike Lee. Un film imperfetto, come dichiarato dalla stessa 38enne regista al suo secondo lungometraggio, attraversato da una mostruosità dietro la quale si nasconde una fragilità bisognosa d'affetto. Il palmarès di Cannes 2021 non ha trascurato i due titoli che più si erano imposti alla vigilia nei giudizi della critica, A Hero di Asghar Farhadi e Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi. Anche se il regista iraniano è stato attribuito il gran premio della giuria, ex aequo con Compartment No. 6 del finlandese Juho Kuosmanen, e al cineasta giapponese soltanto il premio per la miglior sceneggiatura. Il raddoppio anche dei premi della giuria, consegnati sia all'israeliano Nadav Lapid per il deludente Haberek che al thailandese Apichapong Verasethakul per il suggestivo Memoria, sembra confermare le divisioni emerse tra i giurati, con verdetti compensativi e talvolta riparatori, alimentati anche dall'ampia gamma dei 24 film in gara, un terzo in più delle precedenti edizioni. A completare l'elenco dei vincitori, la miglior regia di Léo Carax per Annette, che premia ancora la Francia, e i migliori interpreti, Renate Reinsve per The Worst Person in the World di Joachim Trier e Caleb Landry-Jones per Nitran di Justin Kurzel.